Lunedì scorso sono ripresi i lavori di consolidamento e di messa in sicurezza nel tratto di strada regionale 445 nei pressi dell'Acquabona, interessato da due movimenti franosi avvenuti nel 2014 e che hanno creato in questi anni non pochi disagi alla circolazione. Nel 2016 la provincia realizzò un'importante opera a monte, mettendo in piedi un muro di quasi 100 metri di lunghezza, occupando anche una parte della vecchia strada, che era stata quindi per forza di cose ridimensionata. Così adesso i lavori, oltre a completare l'intervento di messa in sicurezza, permetteranno di portare la larghezza della carreggiata a circa 9 metri. Ora è in esecuzione le sottofondazioni, che sono micropali che stanno eseguendo alle nostre spalle, che fanno da supporto alla fondazione della soletta che allarga la strada verso valle. È la Intersonda di Castelnuovo Garfagnana la ditta incaricata di realizzare 120 micropali di 12 metri di profondità ciascuno, sul quale poi poggerà la parte nuova della carreggiata. Peraltro, grazie alla collaborazione tra tecnici della provincia, ma soprattutto della ditta esecutrice, il traffico diurno non subirà modifiche, in quanto si lavorerà solo di notte, dalle 20 alle 6 del mattino. Chiaramente il lavoro notturno è una difficoltà supplementare rispetto all'ordinarietà delle lavorazioni, per problemi connessi alle logistiche prevalentemente, perché il cantiere va poi illuminato, il livello di sicurezza va alzato, perché i lavoratori sono, come dire, più impegnati a tenere sotto controllo l'ambiente circostante. Le difficoltà sono sensibilmente maggiori. Questa soluzione risulta essere molto apprezzata da tutti coloro che utilizzano questa trafficata strada, in quanto i disagi sono sicuramente ridotti al minimo. Durante i lavori, poi, il traffico alternato è poi regolato da un semaforo intelligente.